Ok, definitivo dalla regione siciliana il progetto di elettrificazione della tratta Cinisi-Alcamo-Trapani della linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo. Nella seduta di ieri, presieduta da Renato Schifani, la Giunta ha approvato il provvedimento che il contestuale rilascio del parere favorevole all'intesa del progetto definitivo. Chiude le procedure autorizzative di un'opera che consentirà il ripristino di una linea interrotta da ormai quasi un decennio. Abbiamo sentito l'assessore alle infrastrutture Alessandro Aricò entro Capodanno e gli appalti. Sì, è stato un grande incontro quello di oggi, ci è stata data la possibilità di confrontarci con autorevoli membri del governo Meloni e la Sicilia farà la sua parte. La Sicilia farà la sua parte a fianco del governo nazionale per la costruzione del ponte sullo stretto, ma la Sicilia farà la sua parte soprattutto quando verrà costruito il ponte sullo stretto, troverà una rete autostradale, stradale, ferroviaria all'altezza dei flussi che verranno veicolati attraverso il ponte sullo stretto. Per noi è un'opera significativa, la condizione di insularità costa ai siciliani, abbiamo calcolato 6 miliardi e mezzo l'anno, è come se ogni siciliano si svegliasse a Capodanno e avesse già un debito di oltre 1.200 euro sul suo capo. E allora questa condizione noi la dobbiamo modificare, e dobbiamo pensare ai prossimi anni quando verrà costruito il ponte, ma dobbiamo arrivare alla costruzione del ponte con delle infrastrutture all'altezza dell'Europa. L'assessore ha incontrato anche ANAS e CAS per risolverle alcune criticità. Non solo con CAS e ANAS, ma stiamo lavorando pure sulle ex strade provinciali. Abbiamo circa 67 milioni di euro che possono essere destinate alle ex strade provinciali, perché a parte le grandi arterie di comunicazione ci sono le arterie secondarie che hanno una grossa importanza soprattutto per le aree interne. Dopodiché per noi la Palermo-Catania e comunque la Palermo-Agrigento sono delle infrastrutture di priorità assoluta e devo dire lo stanziamento di quasi 1,5 miliardi sulla Catania-Ragusa farà sì che ci potrà essere un completamento dell'anello autostradale in Sicilia.